Di costruire i propri modelli costituzionali solamente nei confini nazionali, bisogna tenere presente gli sviluppi di tutti gli altri modelli costituzionali, perché il costituzionalismo nasce in Europa proprio su diversi territori e in modo trasversale. Il movimento costituzionale di fine Settecento attraverserà tutta l'Europa e ogni popolo, ogni nazione, ogni comunità in lotta cercherà di portare nella propria Costituzione il punto più avanzato della Costituzione l'aveva preceduto. Pensate cosa è accaduto a noi tra la Costituzione di Weimar e la Costituzione italiana, che aggiunge tanto, la più innovativa per degli aspetti nel quadro europeo, e oggi vede ritornare dal Sud America grandi spunti. Uno su tutto, appunto, l'apertura e il modello sistemico delle costituzioni occidentali, cioè che non possono vivere da solo. Abbiamo un articolo che ci permette di fare, questo, che è l'articolo 11, che viene sempre giustamente ricordato per il ripudio della guerra, ma quello è un articolo che in realtà contiene un altro elemento, che è l'elemento di crisi degli stati nazionali, cioè mette in dubbio, mette in tavola delle sovranità nazionali e dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come mezzo di risoluzione di controversie internazionali, e consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Questo è un grande principio. Cioè le nostre costituzioni dovrebbero aprirsi sul modello anche costituzionale europeo al messaggio che arriva all'esperienza costituzionale del secondo millennio sudamericano e ad esempio potenziare con i preamboli delle costituzioni boliviane il nostro articolo 9 dove c'è la tutela del paesaggio. Perché in quella parola paesaggio, in quell'articolo, diciamo ridimensionato fin dalla discussione in Costituente c'erano politici che lo definivano un articolo ridicolo, un articolo inutile della nostra Costituzione. Perché era ridicolo quell'articolo? Perché per gli stati precostituzionali, e da cui disse la politica del diritto e del diritto costituzionale, va fatta la distinzione tra stati precostituzionali e stati costituzionali, perché sono due forme di organizzazione politica diametralmente opposti, non hanno qualche punto di continuità, ma hanno principi diversi. Ebbene, lo spazio terrestre, che per gli stati precostituzionali era solamente lo spazio di occupazione del territorio, noi abbiamo due grandi filoni: lo spazio inteso come luogo di vigenza di un ordinamento giuridico, cioè questi sono i confini entro cui ha forza e attuazione un ordinamento giuridico, oppure abbiamo gli spazi cosiddetti di fondazione, cioè spazi terra e sangue, il modello risalente al Medioevo tedesco, per cui c'è una etnia, un ethnos, una nazione che nasce ed è profondamente legata a quel territorio e lo pensa suo e lo vive come in modo esclusivo. In entrambi i casi lo spazio terrestre è un oggetto indifferente, un oggetto che non cambia la natura delle costituzioni. Con le costituzioni invece, con gli stati costituzionali, il territorio non è più lo spazio occupato, lo spazio vigente, ma è il paesaggio. C'è una grande sintesi della relazione tra quel soggetto che è la natura, che è il soggetto di riproduzione e di vita, e l'opera dell'uomo, che non può agire in detrimento, distruggendo quel patrimonio di ricchezze naturali, storiche, eccetera. Il tema dell'economia. Dunque il tema del ruolo degli esperimenti sociali nuovi, il tema dell'economia non è estraneo nei sistemi costituzionali all'impianto dei diritti fondamentali, non lo è per niente. Nel dibattito alla Costituente, quando cioè bisognava scrivere quelli che poi sono diventati gli articoli 41, 42 e 43, cioè quelli sull'iniziativa economica, la proprietà e la gestione collettiva di alcuni
di alcune imprese nazionali. Ebbene, lì il tema economico è strettamente collegato alla tutela e alla realizzazione di quei diritti. I relatori erano tre: Fanfani, Democristiano, Lucifero per l'area liberale, Togliatti per l'area comunista. Vi cito brevissimamente alcuni passi, un passo, perché non abbiamo tempo, si è fatto tardi, della relazione di Fanfani, che oggi sembrerebbe la relazione di un bolscevico, di uno fresco uscito dal Soviet, per il grado di degrado politico e di conservatorismo a cui siamo giunti. Fanfani dice: il controllo sociale dell'attività economica è indispensabile al fine di temperare gli egoismi senza mortificare l'influsso benefico al singolo e alla società. Prima dichiarazione. Il controllo sociale dell'economia organizzato in un paese in cui ogni cittadino apertamente e senza pericoli possa influire sulla cosa pubblica e concorrere a correggere i pubblici errori e gli abusi è l'unico mezzo finora escogitato per impedire che lo Stato divenga preda di oligarchie rapaci, di abili tiranni, di folle dominate da scaltri politici. Solo un sistema organizzato in vista della piena espansione della personalità di tutti i consociati e della massima perfezione dell'intera collettività può ritenersi conforme ad un ordinamento razionale dell'economia. Allora, questo rapporto tra economia e pieno sviluppo della personalità umana è un rapporto inscindibile che sta nella scrittura e nella determinazione degli articoli che regolano l'ordinamento economico del nostro paese. Togliatti deve fare una lotta contro il suo riferimento, contro l'esperienza dell'Unione Sovietica. Perché l'Unione Sovietica, paradossalmente, sosteneva rispetto al modello costituzionale quello che sostenevano i liberali e i liberisti di matrice anglosassone americana, che in costituente, in questo caso nel dibattito sui principi economici, era sostenuto da Lucifero. Cioè che le costituzioni non sono un programma politico. Non lo possono essere. Togliatti deve smentire Stalin, che all'ottavo congresso del 36, quando viene approvata la Costituzione sovietica, usa parole di questo tono: la Costituzione non deve essere confusa con un programma. Ciò vuol dire che tra un programma e la Costituzione vi è una differenza sostanziale. Mentre il programma parla di ciò che non esiste ancora e che deve ancora essere ottenuto e conquistato nell'avvenire, la Costituzione, al contrario, deve parlare di ciò che esiste già, che è già stato ottenuto e conquistato adesso nel momento presente. È paradossale come questa dichiarazione di Stalin all'indomani dell'approvazione della Costituzione sovietica del 1936 sia la stessa posizione dei liberali in costituente, che si rivolgono contro Fanfani, contro Togliatti, per scongiurare che la nostra Costituzione disegni un programma politico. E Togliatti deve intervenire dicendo: noi prendiamo le distanze dal compagno Stalin, perché da noi non è avvenuta quella rivoluzione che ha distrutto l'ordinamento sociale precedente, ponendo le basi per il nuovo ordinamento. Nella sua relazione dice una cosa molto, molto, molto interessante. Cioè dice: si tratta di introdurre nella dichiarazione dei diritti l'affermazione di nuovi diritti della persona, il cui contenuto è in relazione diretta con l'organizzazione economica della società. E chiude la sua relazione, che è abbastanza lunga ma molto interessante, dicendo un'altra cosa molto importante che entrerà poi nella Costituzione: che tutta l'attività economica non può essere esercitata contro la sua funzione sociale. Cioè l'azione economica deve servire a incrementare il regime economico, ma cosa ancora più importante, l'azione economica e l'ordinamento economico del paese costituzionale deve essere predisposta con lo scopo di fare opera effettiva da una parte di redenzione del popolo, ma soprattutto di colpire i gruppi privilegiati, autori del fascismo e responsabili della catastrofe nazionale, ma soprattutto impedire perché si riproducono le condizioni del privilegio e dello sfruttamento. Senza
senza questo elemento programmatico, la parte della dichiarazione dei diritti è vuota. Noi che ragionamento abbiamo fatto nel piccolo, venendo alla nostra Africa bianca, che è Napoli, e che secondo me ha sempre guardato con interesse solo all'esperienza sudamericana, oggi all'esperienza kurda, cioè tutte esperienze in cui sono le comunità ad autodeterminarsi. Ma cosa abbiamo fatto? Qual è il ragionamento che abbiamo, il dispositivo che abbiamo applicato? Noi abbiamo recuperato quella grande novità che è presente nella nostra Costituzione, che è l'introduzione per la prima volta del concetto di proprietà pubblica, che sembra un dato scontato, ma è la prima volta che viene riconosciuta accanto alla proprietà privata un altro tipo di proprietà, che è la proprietà pubblica, la quale non solo per essere costruita deve andare in deroga a tutta una serie di principi che regolavano la proprietà privata, ma condiziona la stessa proprietà privata, perché questa può essere tutelata ed è tutelata solo in quanto funzionale all'azione sociale. Allora la proprietà pubblica, che poi in un regime liberista è stata ridotta alla proprietà del grande proprietario Stato, in origine invece era un'utilità funzionale ai diritti collettivi, era un bene che doveva servire allo Stato come strumento per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale che, impedendo di fatto il pieno sviluppo della persona umana, ne impediscono la libertà. Era questo il punto, noi abbiamo insistito su questo punto. E quando è che abbiamo deciso di farlo? Quando in Italia, nel 2011, con il referendum sull'acqua bene comune, si è risvegliato un sentimento di appartenenza collettivo, anche sul modello sudamericano, perché non dimentichiamo la battaglia dell'acqua in Bolivia ha condizionato la prospettiva dei movimenti europei e nazionali. L'Italia ha dato, con milioni di persone sono andate a votare per quel referendum che ha ottenuto una grande vittoria, risuonava la battaglia boliviana, risuonavano i principi delle costituzioni sudamericane. E cosa diceva? Guardate che ci sono beni pubblici che non possono essere a vantaggio né dello Stato né di un privato, ma la proprietà pubblica è garanzia di un accesso delle collettività a quel bene, cioè quei beni pubblici debbono servire al pieno sviluppo e all'esercizio dei diritti della persona umana. E quando è che noi siamo intervenuti? Quando nel 2010, poi con successive riforme, si è passati al federalismo fiscale, ve lo ricordate, no? Cioè si davano ai comuni dei beni pubblici perché i comuni li potessero vendere per ripagare il debito presunto della crisi economica. Cioè noi abbiamo preso un immenso patrimonio di beni pubblici che andavano da monumenti storici e artistici a aree verdi, a palazzi, e li abbiamo messi sul mercato, gli abbiamo dato un valore di scambio per ripagare un debito che era stato causato dalla rapacità delle banche, non certo il debito pubblico, degli Stati. Allora lì siamo intervenuti, è sorto in Italia un grande movimento di occupazione di beni pubblici. E noi a Napoli abbiamo creato un modello unico per adesso in Italia, si stanno muovendo altri comuni in questa direzione, degli usi civici e collettivi urbani. Noi da dove abbiamo preso questa considerazione? Spero a breve che il mio lavoro su questo tema sarà pubblicato, possa essere anche discusso da altri studiosi, ricercatori, attivisti. Noi siamo partiti dal fatto che la proprietà pubblica nasce da un'eccezione. Che tipi di eccezioni noi teniamo nella costruzione giuridica della proprietà pubblica? La riserva, cioè il demanio pubblico, il patrimonio, cioè i beni che sono patrimonio dello Stato per erogare servizi, e i diritti collettivi, che nel diritto borghese, dalla seconda metà dell'Ottocento, sono stati completamente espulsi. Questi diritti sono potentissimi perché ancora oggi sono vivi negli usi civici, nelle aree montane, ma risalgono ad un'antica tradizione giuridica che va ben prima anche del diritto medievale, ed erano quegli spazi comuni che hanno determinato l'oggetto della lotta dei contadini attraverso tutto l'alto e il basso medioevo. Quando prima si parlava delle lotte contadine per difendere la privatizzazione delle terre, guardate che
gli stati nazionali, il capitalismo europeo si è formato esattamente in 4 secoli di esproprio e recensioni di terre che erano collettive. E viene troppo spesso dimenticato il grande sforzo del movimento contadino europeo, che è stato represso più volte. Questo ha determinato un passaggio epocale, perché da quel momento in poi l'espulsione dei contadini, che erano servi ma avevano uno statuto di libertà perché potevano gestire la terra liberamente, ne abbiamo reso, abbiamo portato, abbiamo salariato il contadino, facendolo diventare un uomo, una donna che prestava la sua forza lavoro in cambio di denaro, creando la figura del salariato, che è una figura centrale nella costruzione del capitalismo contemporaneo, nella costruzione degli stati nazionali. E voglio qui aggiungere una cosa, perché su questa vicenda della terra e degli usi collettivi c'è la grande storia delle donne in Europa, perché non va dimenticato che quella storia, quella recensione passa per due termini: la caccia alle streghe e la costruzione dell'altro, cioè del servo. Caliban le streghe, il bel libro di Silvana Federici sulla storia delle donne che nascono contemporaneamente alla storia del colonialismo. Donne e servi e schiavi sono due categorie che nascono contemporaneamente mentre si costruisce il nuovo tipo di proprietà borghese. Allora, noi perché ci siamo installati in questo nervo scoperto? Perché sulla storia delle terre collettive, sulla storia di una comunità che gestisce collettivamente, non per accumulare eccedenze e profitti, ma per vivere e produrre ricchezza sociale, si è combattuta una lotta che ha avuto un esito, che è stato quello capitalistico, ma che poteva avere un altro esito. Poteva avere l'esito di costruzione di spazi condivisi con stati di natura non oligarchica e non oppressiva. Una storia che noi non abbiamo avuto. Quando io sentivo parlare Carlos, mi sono emozionato, perché rivedevo in quella battaglia degli indigeni, che per fortuna l'hanno avuta vinta, la battaglia di almeno 4 secoli dei nostri contadini e delle nostre donne, che erano state tutti i movimenti nelle cronache dell'epoca, dell'alto medioevo e del basso medioevo, a capo di tutte le rivolte contadine c'erano donne, che vengono poi massacrate con 2 secoli di caccia alla strega. Chi erano le streghe? Erano delle ribelli. Molte donne erano a capo di organizzazioni definite eretiche, erano filosofi, storici, medici. Tutto questo noi l'abbiamo dimenticato. Ci portiamo dietro una storia di appropriazione patriarcale, sessista, schiavista, razzista, colonialista, e tutti questi elementi stanno nelle forme dello Stato contemporaneo, che lo Stato costituzionale mette in crisi, perché porta dentro le costituzioni una potenza storica che noi ancora non abbiamo saputo sfruttare. Cosa abbiamo fatto allora a Napoli? Noi abbiamo preso un bene, che era l'ex asilo Pirangini, dato come fondo di garanzia di una fondazione privata, il Forum Universale delle Culture, che usava l'ex asilo Pirangini, un patrimonio ristrutturato per milioni di euro, come fondo di garanzia per chiedere prestito alle banche e creare grandi eventi per ipnotizzare le folle dei clienti spettatori. Noi abbiamo detto, noi esattamente quel palazzo diventa un patrimonio collettivo a servizio di una comunità di lavoratori dell'arte, dello spettacolo, della cultura, cioè un settore del precariato cognitivo più colpito in questa fase, e mettiamo quella comunità all'opera perché produca un bene che va per l'intera collettività. E abbiamo ripreso quei dispositivi che sono ancora attivi dentro le nostre costituzioni, ma non sono utilizzati. Perché non sono utilizzati? Perché finora noi abbiamo avuto un grande medium tra noi e la Costituzione, che erano questi benedetti partiti, enormi strumenti di emancipazione di massa, che sono stati occupati da, scusatemi il linguaggio fuori dai denti, da farabutti che hanno tradito tutto quello che quei partiti si erano dato come compito, cioè di realizzare esattamente le costruzioni in cui era sedimentata una grande tensione, una grande storia di lotta operaia e contadine di emancipazione, e hanno creato intorno alla Costituzione una grande cortina fumogena impedendo a noi di attingere a quella riserva. Ora io credo che il fallimento dei partiti
il fatto che il re è nudo ci permette di ritornare al testo costituzionale, al grande, alla grandissima riserva di energia politica che lì dentro è conservata. Noi abbiamo preso i beni pubblici, li abbiamo orientati collettivamente tenendo presente il filo rosso presente dentro la Costituzione italiana, guardando alle esperienze più avanzate in Latino America e alle esperienze di federalismo democratico delle esperienze orientali. Per chiudere, se noi non intendiamo i beni comuni e la lotta per i beni comuni come un riprendere, come un paradigma, come un dispositivo per liberare quel programma economico e sociale, politico che è dentro le costituzioni, che ripeto, lo diceva Fanfani e Togliatti, tanti altri costituenti, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e materiale e non permettere che si riformassero le condizioni dello sfruttamento e della miseria. Ora quel programma economico e sociale è stato disatteso, tocca a noi riprendere una politica costituzionale nelle pratiche locali, riattivando la partecipazione dei cittadini e l'interesse, i bisogni e i desideri dei lavoratori, che sono il grande soggetto della nostra Costituzione. Guardate, su questo chiudo, la nostra Costituzione non parla di individuo astratto, soggetto di diritti, parla di soggetti incarnati, soggetti collettivi. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il soggetto lavoratore è presente sin dal primo articolo, che la nostra è una Costituzione in opera, una Costituzione all'opera, una Costituzione che lavora per liberare, creare le condizioni della liberazione di ogni soggetto. Subiectum, il soggetto è colui che scopre il suo essere stato gettato sotto, direbbe Jack London, il tallone di ferro. Ecco, noi dobbiamo riprendere questa grande potenza costituzionale non compiendo l'errore di riproporre una politica di tipo pastorale, per cui ci sono gruppi dirigenti che dirigono le masse. Oggi i dispositivi neoliberali, esattamente come le prime riforme degli anni 90 in Bolivia, che concessero decentramento e partecipazione, hanno liberato l'energia politica. Oggi il neoliberismo, la contraddizione interna al neoliberismo, che sembra imbattibile, la contraddizione interna al neoliberismo è che ha reso insopportabile per ognuno di noi essere governato da un altro. Acceso in ognuno di noi, anche nell'ultimo soggetto inconsapevole occidentale, il desiderio di governarsi da sé. Questa è una potenza che, se noi mettiamo all'opera nel verso giusto, può dare luogo a una grande rivoluzione sociale e politica che forse può determinare, come sta accadendo in Francia, in Spagna, in Italia, in Grecia, sono tanti focolari, siamo solo all'inizio, una rinascita e una ripresa di quella grande lotta che almeno da sei secoli attraversa l'Europa, il Sud America e i paesi sfruttati.